E poi ogni tanto c'è un viso familiare. Beh, è ufficiale. Si è sposato. Allora, vuoi che affittiamo un film? No, Charlotte, sto bene. Prometto che non mi taglierò le vene. No, pensavo che volessi un po' di compagnia. No, sai, credo di voler star sola. D'accordo. Il giornale lo prendo io, però. Basta, la vuoi smettere? Lo so che cosa farai. Insomma, non riuscirai a non leggerlo e ti metterai a piangere e sarà terribile. Quindi leggiamolo subito e non se ne parli più, va bene? La coppia si è conosciuta a Parigi, sull'Île de Saint-Louis. Oh, che originale. Si sono innamorati a Parigi. Ero seduta in un caffè quando il cameriere mi ha portato una bottiglia del miglior Pinot Noir. Me la offriva un uomo molto attraente seduto al bar. Racconta la sposa mentre gli occhi le scintillano. Il tempo di finire la bottiglia e sapevo che volevo sposarlo. No, ti prego, lei era ubriaca e lui era ricco. Questo è solo pessimo giornalismo. Si sono sposati ieri a Southampton, nella tenuta dei genitori della sposa. Gli invitati erano solo 50. Volevamo una cerimonia intima, dice lei, solo per gli amici più stretti. Sì, e il New York Times. Se no, che intimità sarebbe? Sai una cosa? Non c'è niente di big da nessuna parte in quest'articolo. Natasha decide tutto e lui la segue ed esegue. Il bouquet era di calle con un nastro purpureo intorno. Beh, questo è carino. E mentre raggiungeva l'altare, un sassofono suonava When a Man Loves a Woman. Questo è Pacchiano. No, questo è Big. Gesù. Che cosa non darei per un caminetto acceso in questo momento? Si vede che non era l'uomo giusto. Lo so, certo, lo so. Non si tratta di Big, è la questione del matrimonio. Ed è lei, è lei, lei. Sai, lei è tutta... Beh, occhi scintillanti, giri di valzer, alta società, rubriche di moda. E io... Sai, la rubrica sul sesso con accanto la pubblicità delle protesi al pene.